Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per un nuovo appuntamento degli MSG e Tom. Aspettiamo Chef Fede e... Ecco qua, cominciamo a esserci. Ciao a tutti ragazzi, intanto... Aspettiamo Chef Fede che si connetta, così possiamo cominciare a cucinare. Intanto ringrazio chi si sta connettendo. Qua vedo Iappi che giustamente ci ricorda di donare alla Croce Rossa tramite il suo profilo. Ecco Fede, adesso se Fede si connette, siamo perfetti, abbiamo anche lui. Vedete? Io vorrei ricordare a Fede che io non è che sia un grandissimo cuoco, quindi se non arriva ad aiutarci, difficilmente riusciremo qualcosa. Eccolo qua. Dovremmo avercelo. Ci sono! Ciao ragazzi! Oh, io temevo mi avessi abbandonato, se mi abbandonavi ero finito! No, se ero un uomo perso! Non è se vi abbandono io, il problema è se vi abbandona mia mamma, quello è il problema più grosso. No, mai, quello mai, quello è il peggio del peggio che possa capitare. Come stai? Come sto? Come stai? No, ti ho già abbandonati? Ti abbiamo perso. Ma solo io sei tu? Mi sai che devo... No. Mi senti? Ti sento. Ok. Dico, sono andato a fare il tampone stamattina. Eh? E quindi sono uscito di casa presto, infatti non ho proprio le occhiaie come il solito. Perché ieri sera ho detto, vai, vado a letto presto. E mi sono addormentato alle 10:30 come prestissimo. e quindi stamattina mi sono svegliato alle 5, poi non ho più dormito. Ottimo! Alle 9 sono uscito di casa. Sì, vabbè, ma per adesso gli orari, ragazzi, sono tutti sballati, non ci sto capendo niente. Eh sì, no, non sei l'unico. Che dobbiamo fare? Allora, comincia... Ma non sono io qua il capo, Ma mamma, aspettiamo te! Nel frattempo è arrivato mio padre che forse è andato a comprare il pistacchio, non ho capito bene. Forse tua mamma non sa esattamente... Vedi com'è in questo... Vabbè, intanto noi non abbiamo mai mangiato così presto in vita nostra. Cioè, solitamente a quest'ora facciamo colazione ultimamente. Ci sta quello. E quindi niente. Vabbè, però infatti stamattina ti sei alzata alle 4 per quello, per aver fame alle 12. Sì, perché era tutto calcolato. Per questa diretta, capito? Nulla è lasciato al caso. Facciamo una cosa, andiamola a prendere, te lo dico io, andiamola a prendere. Altrimenti questa qua non è che si muove più. Mamma, serve aiuto? Cos'è questo? Ho fatto aprire la bottiglia di vino bianco. Dai, vieni su. Allora, vi dico solo che mia madre non so perché ha preso questa. Quindi non chiedetemi a cosa posso servire. Nel frattempo la chiamano, mia sorella. Anto! E la mamma non può rispondere, è in diretta su Instagram. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Buongiorno, dove sì, siete? Sono sul profilo. Tutto bene? Bene, un attimino che rispondo a mia figlia. Benissimo. Scusate, oh, già capisci l'andazzo, no? Comunque, se dicono il bello della diretta, più di così non poteva essere. Cioè, più di così non poteva essere. Mamma, abbiamo 20 minuti. Amore! Domenica!
favore, devo preparare la pasta con zucchine e gamberi, amore. Tra l'altro, direi che c'è tua mamma che stamattina va bene, Ludovica. Che stamattina? Stamattina abbiamo fatto una diretta con gli api per rilanciare. Allora, erano le 9 di mattina. No? Il mamma, dai. Ok, un bacio. Ciao. E ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta. Vieni, allora, mamma, guarda. Questo è lo schermo di un cellulare, no? Ah. Ecco. E tu devi... Allora, lui è Giulio. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ok, buongiorno. Allora. Siamo nelle sue mani, totalmente. Dove la mette tutti gli attrezzi da cucina? Allora, ci dica cos'è che serve. Qua abbiamo le zucchine. Allora, zucchine. Le abbiamo, eccole qua. Tagliere. Quante zucchine? Ma quanti siete in esercito? Devi fare a mangiare per tutto il palazzo. Che ne so, te l'ho detto io che non sono mica chef, non lo so. Cioè, se mancano è un problema, se ne ho di più non le faccio. Appunto, le puoi fare poi in un altro modo. Ok, quello però la prossima volta, prossima puntata. Va bene. Oggi fermiamoci al primo, ok. Quindi, zucchine, numero, quanti? Due persone facciamo. Per due persone? Sì. Per due persone anche due possono bastare. Io okay. Preparo per quattro, quindi metterò quattro zucchine. Quattro, siamo a tre. Ok. Preparo per uno è mio, io preparo per giustizia, non sa mai. Poi i gamberetti li prepariamo qua. I gamberetti, perfetto. Sono andati in pescheria a Parma a prendere i cosi. Oh, che proprio bravi. Appena pescati dal mare di Parma. Che bravi, che esatto. Bravi. Allora, possiamo iniziare? Direi di sì. Allora, mettiamo l'acqua nella pentola, così nel frattempo okay. Bolle per la pasta. Ok, partiamo. Ok, mettiamo l'acqua nella pentola. Nino, vieni, vi presento pure mio padre. Che pure lui, uomo di mondo. Allora, buongiorno. 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 Mi vedrai a lavare piatti e pentole. Mentre Federico alla regia e grazie ai fornelli. Madonna, che squadra che avete. Okay. Che squadra da combattimento, no? Mamma mia. Allora, sto mettendo l'acqua nella pentola per la pasta. Ecco, queste qua sono solitamente le videochiamate con mia madre, no? E io la guardo e lei poi mi parla così. Allora, quindi sto mettendo qua la pentola. Dicendo. Allora, aspetta. Allora, accendo il gas. Ah, no, però, aspetta qua che... Mamma, questo vino per che cos'è? Per metterlo un po' nei gamberetti, ma un cucchiaio di vino serve. Non lo so se loro. Il vino ce l'hai il vino? Qua davanti ho delle bottiglie di rosso, ma non credo sia la stessa cosa. No. Il vino mi sa... No. Vabbè, dai, niente. È colpa tua comunque. Io ti avevo chiesto, dimmi gli ingredienti precisi. Ma siccome io non ne so neanche, mia madre non ha detto niente del vino. Ma penso che i ragazzi a casa abbiano un po' di vino, perché è l'unica cosa che si comprava in quarantena. Ma ho solo il rosso io. Chiedo venia. Allora, perché noi quest'oggi abbiamo una mandra rossa Sant'Annella, sì, del 2014, con la bellezza di 13 gradi e mezzo. Ah, vai sul leggero dato che è pranzo. Va bene, qua comunque ci siamo, volendo. Beh, e io cosa devo inquadrare? Mia madre deve inquadrare, o gli ingredienti. Ho lavato i gamberetti. Ho lavato i gamberetti okay. E li ho messi a scolare. Okay, qua ci allora sono le zucchine. Facciamo la stessa cosa. Qua lavo anch'io i gamberetti. Okay. Scaduto qui. Ah, Sofia dice scaduto. Cosa, Fì? Cos'è scaduto? Qua io da tanto non riesco a leggere i commenti. Io posso servire solo a questo. Ogni tanto vi aggiorno su quello che succede.
Oh, qui c'è l'ISO che mi sta dando molta fiducia. Sta chiamando Deliveroo per pranzare. Quindi. Allora, nella bocca ho messo 3 spicchi d'aglio e li sto schiacciando. Ok. Allora, intanto devo tagliare le zucchine, giusto? Sì. Okay. E adesso, mamma, ma io posso fare qualcosa? Posso almeno tagliare le zucchine? Io posso servire a qualcosa? Mio padre ha paura a fare qualcosa. Comunque, se avete qualche domanda da fare a Nino Marretta, siete i benvenuti. Vedi perché io non voglio fare niente in casa? Allora, sto facendo l'olio. Noto che... Aspettate che c'è l'olio in cucina qua. Lo facciamo riscaldare. Ok. Ne mette anche poco, giusto per rimanere sempre leggeri, no? No, ne ho messo un pochino più abbondante. Perché siamo in tanti oggi, capito? Allora, la fiamma è bassa. Ma Fede, ehi. Poi qua ho le domande che mi hanno mandato in sti giorni, quindi non posso esimermi dal coprirti di domande, sappilo. Vabbè, io a qualcosa devo servire, no? Allora, riprendi. Non interrompiamo lo chef. Vai, dimmi. Se no potrebbe essere un problema. dimmi. Ci sei? Ma io a sto punto, vedendo come ha preso le redini in mano tua mamma, parto dalla prima domanda, che è, ma tua mamma come ti gestisce nella vita normale? Allora aspetta, si fa la lei. Esatto. Mamma, ci chiedevamo qua, com'è il rapporto... Come ti conoscono? Come lo conoscete voi a Federico? Tramite la pallavolo. Siete stati insieme? Avete giocato insieme? No, sempre contro, non insieme mai. Ah, ho capito. Non vuole giocare nessuno con me, mamma. No, non è vero. Allora, facciamole sottili le zucchine. Ah, raccomando, okay. le zucchine, molto sottili. Molto sottili, allora continuo a smezzare i pezzi. Ma lo sta facendo a cubetti lui? No, a rondelle. A rondelle lo devi fare. Li tagli a metà e poi... E poi sbucci. Allora ci sono più o meno, siamo lì, ci siamo. Hai visto come sta tagliando? No, signora, suo figlio non inquadra bene. A metà, allora. Io l'ho fatto in 4 invece. Vabbè. Solo in 2, vabbè, ma non è importante. Ok, a posto. Si mangiano comunque. Quindi qua andiamo avanti, facciamo sottili. E sta tagliando spezzi, Giulio. Pezzi. Un pochino più sottile. No, più sottile. Mamma, lo mi sta friggendo, spengo. Qui comunque allora. C'è gente che chiedeva che le tagliassi tu, te lo dico. Sì. No, perché allora, qua mamma è brava, capito? Guarda come li faccio. Levo un po' di pellicina. Col pelo a patate e poi li taglio così a rondelle, faccio vedere così. Mi sa che il consiglio prendi delle altre zucchine e rifallo potrebbe essere tra i migliori arrivati finora. Ma se ne hai abbondante, anche a 3 ne puoi mettere zucchine, così ti viene più condita. Facciamo così, allora guarda. Così l'ultima, allora ne prendo un'altra, così l'ultima la faccio bene, come Dio comanda. La sbucciamo bene, dai, così facciamo vedere che ce la possiamo fare. Prendi altre zucchine e rifai. Vale, che dove devo riprendere, no? O riprendo lei o riprendo le zucchine o non lo so. Vede, qua nessuno si sta mettendo nei nostri panni. Comunque. Ma infatti... Non stanno capendo che siamo in estrema difficoltà noi. Un minuto, prendevo questa. Ma comunque posso dedurre da questa cosa che tu non è che sia un gran chef. Mamma, so cucinare io. Non tanto. Ma perché non mi ha mai testato, capito?
Ma scusami, toglimi la curiosità. Ma gli piace cucinare a Federico, perché a volte gli porto i sughetti pronti. Ah? E quindi vive con quelli. A fine campionato ci vado e li trovo ancora lì. Ma cioè, ogni tanto li finisco quando viene lei, no? Se viene lei e me li prepara, allora va bene, se no rimangono lì. Ah, perfetto, ottimo. Ma scusami, so che ti piace viaggiare anche da solo. Quando viaggi da solo in posti dispersi, come fai? Lì, vedi, quando mi devo arrangiare, lì mi arrangio e so che o cucino io o rimango morto di fame. E mi metto lì con i fornelli da campeggio, ma vabbè, ma non è che faccio, cioè, devo fare la pasta, compro i wurstel, ci faccio l'uovo, ma robe del genere, non è che sto lì a cucinare chissà che roba. Vabbè, però già che sei in un posto sperduto, già che non mi dici mangio simmental e fagioli, è già qualcosa. No, no. Oh, per carità, è successo, però casi rari. No. Allora, hai finito? Ma... Finito. Guarda le mie zucchine. Ok, ci siamo. Ci siamo? Sì, ci siamo, dai. Povera mamma Grazia. Povera, non è per me. Cioè, cosa devi dire per me? Ma no, figurati, un piacere avermi come figlio. No, quando c'è effettivamente è un piacere. Allora. Nino, fai qualcosa pure tu, leva l'aglio, che non ci piace. Pure. Allora, hai messo l'olio nella pentola? L'olio, sì. Messo? Allora, messo in padella? Sì. Ecco, hai messo l'olio, l'aglio pure? Sì, esatto. Allora, fallo dorare un pochino. Ok. Fai dorare l'aglio. Ok. Dopodiché lo togli. Aspettiamo un attimino. Okay. Quindi, prendiamo. Io quasi quasi apro un blog di cucina a mia madre, ho capito. Beh, avrebbe sicuramente più successo di tutti noi, Fede. Ma questo è poco, ma sicuro. Prima ma... finiamo di preparare e poi dite. Poi parliamo, poi vediamo se prende il blog. Allora, vai. Si chiama Giulio? Giulio, sì. Allora, Giulio, io ho tolto già l'aglio. Ok. E sto mettendo le zucchine. Ok, quindi mettiamo le zucchine. Ma io in tutto questo voglio anche vedere gli appi massari, quello che combina. No, infatti io sprono tutti quelli che sono in diretta, che fanno i brillanti, a farsi una foto perché poi ci taggano, perché vogliamo la testimonianza che si stanno cimentando. Tu, Fede, ci credi che tutti lo stanno facendo? Io no. Ammira. Ok, ci siamo. Belle unte come piacciono a noi devono essere. La base. Allora, li facciamo saltare qua in padella per 7-8 minuti. Ok, 7-8 minuti. Federico, tieni i tempi. Sì, va bene, aspetta che metto il Tabata, metto. Vai. Ma a proposito, come ti stai allenando sta quarantena? Come la passi? T'alleni, non t'alleni? No, di allenare mi alleno, orari miei, perché sai che la mattina faccio un po' di fatica. Ci sta? E quindi faccio esercizi a corpo libero, plank, addominali, affondi, ma molto, molto easy, ecco. Sono divertenti, dato che siamo in due, perché io non ho pesi né niente, so che sono divertenti. Oh, tantissimo. Sto apprezzando di più fare il Tabata piuttosto che mettermi lì con un elastico. Cioè, almeno, sai, ti muovi, hai il tempo, ti metti lì a fare 10 ripetizioni, 15 di ripetizione di bicipite o quel che è. Ti rompe un po' le palle, ecco. Ci sta. Ma anche, non so te, anche il fatto di non avere il campionato vicino, non avere allenamenti vicino, non avere preparazione vicino è fastidioso. Sì, tutte robe campate in aria. E quindi dici, ok, provo a fare il minimo indispensabile giusto per usare una palla che rotola quest'estate, perché tanto non vedrà nessuno quest'estate, ma... Allora. Ma per quest'estate, tornando al discorso di prima, avevi qualche viaggio in programma o...? Sì, volevo andare in Mongolia, mamma, volevo andare in Mongolia. Scusami, tua mamma l'ha scoperto adesso?
No, no, l'avevo scoperto già da un po'. Era contentissima. Infatti, ecco, nella domanda di prima c'era anche questa. Come li prende, signora, tutti i suoi viaggi? La lascia in ansia per 15 giorni o no? Anche di più. Anche di più, un po'. L'anno scorso è stato 40 giorni fuori, quindi immagina come sono state sì, in vabbè, ansia. Ma poi ho fatto comunque tutte strade pulite, cose del genere, sì, sì. No? Poi immagino tu la chiamassi tutte una volta ogni due ore. No, no, mi chiamava lei a fine giornata. Qualcuno una volta al giorno chiamavi. Sì, una volta al giorno mandavo un messaggino, la posizione, vedevano che non c'erano strade attorno a me, e allora dicevo, ma dove minchia sei, figlio mio? E ho detto, mamma, sono qua, tranquilla. Però visto che tenevi aggiornato, hai fatto l'anno scorso, hai tenuto un blog fatto benissimo, video, mica video. No, sì, mettevo qualche storia, poi tornato dal viaggio ho fatto dei video su YouTube. Tra l'altro lo lanciamo, bisogna dirlo di seguirti su YouTube, se no... Sì, altrimenti sì. Che gusto c'è. Ma tu mi segui su YouTube? Come? Tu mi segui su YouTube? No. No. Abbiamo un follower, no? Appena buttiamo giù così hai un follower in più, ti segue anche lei. Sì, infatti. Mamma, ti faccio l'account YouTube così mi segui, va bene? Così guardi le strade che faccio. Tanto glielo dovevi fare per il blog di cucina, quindi. Infatti, una volta che ti apro il... una volta che gli apro... Giustamente non vuole che facciamo... Mamma, aspetta, ma cosa devi mettere ancora qua? Allora, quanto tempo è passato? Ragazzi, quanto tempo è passato? Altri 2 minuti e mettiamo i gamberetti. Altri 2 minuti e si mettono i gamberetti. Va bene. Aspettiamo, fiduciosi. Va bene, comunque... io nel frattempo vi faccio vedere. Giulio, com'è la situazione affacciata al tuo balcone? Ho di fronte una casa più o meno 3 metri, credo. Anche te vedo che sei in difficoltà. Maledetto. Lo sai che vabbè, in questo momento sei tra le 3... In questo momento sei tra le 3 persone più odiate su Instagram. Hai avuto un picco di odio mai visto. Vabbè, ma lo vedo, non è che non ci posso fare niente. Se dovessimo farne un'altra, ne facciamo una a casa al mare che va un po' meglio. Lì sì che mi possono... Quel giorno sarò odiare. Impegnato. No, quel giorno sarò impegnato. Non ti chiamo, non voglio vederlo. Sì. Giulio, hai un po' di peperoncino? Hai. Se vuoi possiamo mettere un po' di peperoncino. Vai, facciamo come se... ingredienti qua vengono come se l'avessi messo. Chi ce l'ha lo può mettere, però. Sto mettendo un po' di peperoncino e un po' di sale. Giusto un po' di sale. Il sale, cavolo, il sale è importante. Adesso qua tiriamo giù il sale, sennò qua... Mamma, basta! Basta sale. Nel frattempo sale. Mio padre sta sbucciando, così dice, sta macinando, tritando. Tritando. Cos'è che trita tuo papà? I pistacchi. Però qua ti metti avanti col lavoro, io resto indietro se non me lo dici. Infatti, ma andate piano. Oh. No, ce la facciamo. Fede, ehi. Ma l'ISO che arriva e mi chiede, hai bisogno di una mano, secondo ma te? Ma infatti, ma perché non ti fai aiutare? Cioè, sei solo lì come un cane, non fatti aiutare, no? Le donne devono servire a qualcosa. E questa frase, vedo che tua mamma non si è ribellata. No, perché è concentrata a tritare i pistacchi, altrimenti a quest'ora già... A posto. I pistacchi cos'è? QB, immagino, a caso. Mamma, quanti pistacchi si mettono? Una trentina. Mi devi contare, mio padre dice una trentina. Troppo complicato qua, QB. Beh, fai... Lo sai come si dice in Sicilia? Dimmi. A sentimento. Ah, esatto, dice no, a sentimento, esatto.
Guarda, qua va benissimo. Guarda. Suppongo siano 30 spaccati. Adesso senti, ecco, esatto. Boh, ci siamo. Fuoco. Ok, perfetto. Dai che... Possiamo aggiungere i gamberetti? Ok. Giulia, sei pronto? Ci siamo, aggiungiamo? Aggiungiamo i gamberetti, sì. Perfetto. Ok. Giulia, dove le hai presi i gamberetti? Al porto. Al porto di Parma. Appena sono rientrati i pescherecci, sono andato. Sei andato stamattina presto, no? Sì. Poco dopo che ti sei svegliato tu, verso le 4:30, perché avevo paura che me li portassero via. Fai vedere. Allora, mescoliamo. Mescoliamo, va bene. Mio padre dice che vuole sfumare un po'. Mettiamo un po' di vino bianco. Aspetta, tu... Giulio, guarda qua, Giulio. Stai attento, vai mamma. Allora, ma se lui... Basta. Un goccino proprio. Un goccino, adesso cerchiamo, adesso aspetta che vediamo se lo recuperiamo. Vediamo se recuperiamo qua del vino bianco, ma la vedo giù. No, vabbè, fa niente. No, vabbè, se non ce l'hai non ti... Non va bene, a posto, perfetto. Allora facciamo senza. Vanno bene anche le bottiglie di Dompe che hai là dietro, va bene? Va bene. No. Perché mi dicevano, mi ricordo che Iappi, no, era sempre lì che sbocciava a Parma, nei locali, no? Ah, ma quando c'è Iappi che si sboccia. Ah, è vero. Scusa, la Iappi. La costante non è Parma, la costante è Iappi. Fai vedere. Ascolta, qua mi è arrivata una domanda in privato. Mi chiedono, siccome hai lanciato l'idea blog di cucina, mi domandano, siccome sei social, sei portato, come mai... Cioè, anzi, non come mai. Se hai mai pensato di darti al mondo dello spettacolo? Perché mia madre non vuole. Perché il mondo dello spettacolo non è un mondo che può fare per me. Vero, mamma? Sì, sono convinta. non gli piacciono gli uomini di spettacolo e neanche le donne di spettacolo. Non gli piacciono, non ci posso fare niente. Quindi segato fuori la possibilità. Musicista, Fede. Cioè, ma spiegami un attimo... No, ho iniziato troppo tardi. Ma spiegami un attimo come ti è nata sta passione. Quello mi interessava, insieme agli altri di prima. Mi è nata perché avevo un piano in Estonia, no? In casa. Ok, ok. E niente, ho iniziato lì, solo che giustamente sapevo le note, ma non sapevo leggere gli spartiti. Ok. Io spendo, Giulio, ho aggiunto un bizzico di sale... Ok. Aspetto. Ora aspetto la pasta. Ok. La tua l'acqua sta bollendo, quella tua? Sì, ci siamo quasi. Quasi. Perché ho abbassato appena, no, qua ho abbassato appena, basta alzare qua. Ci ripenso. Mamma, qua mi dicono che ci devi ripensare. Per fare cosa? Per lo spettacolo. Ma niente, alla fine poi farà quello che gli piace. Non deve seguire i miei consigli. Non è vero, ragazzi. Io ho sempre seguito i consigli di mia madre e sono sempre stati dei consigli produttivi. Diglielo. E non hai nessuna intenzione di smettere adesso. Esatto. No, giustamente lei mi vorrebbe a casa. Ma è che faccio a casa con te? Ma tu non ti preoccupare. Tu stai qui con me e poi si vede. Ma esatto, idee post carriera? Ne hai?
idee post-carriera. Ancora una lunga carriera. Allora, la carriera da attore non protagonista me l'ha bocciata in partenza. Su due piedi, e una l'abbiamo scartata. Musicista te la sei Musicista, ti dico che non posso perché c'è gente troppo brava, ma... Ci siamo? Ci siamo, eccoci qua, eccoci qua, siamo tornati. Ma allora, qualcuno dice che è stato Just Eat che ci ha boicottati. Io non scarto l'ipotesi che sia stato il mondo dello spettacolo per far parti le ali prima ancora di iniziare. E quindi fondamentalmente non lo sappiamo. Allora, Giulia, eccoci qua. Ok, allora spengo anch'io, ok? Ecco, spegni. Butto la pasta? Sì. Bolle? Bolle. Allora, adesso ci siamo. La tua quando vuole cuocere? Penso 10 minuti. Anche la mia 10 minuti. Ok. Perfetto. Allora, la pasta. Fine 45. Fede, dimmi. Abbiamo in diretta il bello. Sì. La Verona ci ha vissuto, ci ha un po' lasciato bellissimi ricordi. E ci chiede come ti trovi con la cucina veneta. Sì. E se mangi la peara, che spero di aver detto. La peara è buonissima. Adesso mi devi spiegare anche che cos'è, perché io sono ignorante. No, non l'ho mai capito. È una cosa un po' come c'è del pepe, c'è del pane tritato, una roba del genere, no? È fatta a mo' di crema. Poi okay. Che c'era? Sì, però è molto buona, va mangiata perché lì a Verona, comunque nella zona del veronese, va tanto la carne bollita, no? Ok. E quindi ci sono questi, cioè tipo, se vai nei ristoranti ti portano questo carrellone di carne bollita, ma varie tipologie di carne, okay. E poi ti portano tutte delle salsine, cioè per me immangiabili, però quella alla peara era invece molto molto buona. Ok. Qua vedo che il bello commenta: meglio non sapere, ma è buona. Esatto. Quindi forse meno male che non hai mai chiesto. Beh, comunque non è neanche tanto salutare, ecco, quello me lo ricordo. No? Non è, bah, dici insomma, che non è di quello da dire pesantuccia. Adesso qua okay. Tutti quelli di Verona mi ammazzeranno, però vabbè. Allora Giulio, facciamo cuocere la pasta. Beh, però hai detto che è buona. Ok? Sì, sì, no, è molto stiamo buona. Facendo cuocere, ci siamo. Ok. Va bene, quindi possiamo stare 10 minuti calmi? Sì. Possiamo stare 10 minuti calmi. Aspetta che adesso devo però mettere a posto qua il pistacchio, sennò dopo mi coglie impreparato tuo papà. Eccoli qua. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Ma e quindi invece... Comunque alla fine non c'è... No, alla fine, aspetta, andiamo per punti qua, che sennò ci perdiamo via. Non ho mai detto la carriera post-pallavolistica, cosa mi tiri fuori. Ah, è morta la carriera post-pallavolistica. Allora, giustamente mio padre, quando ero più giovane, diceva che dovevo avere diverse strade. Ah, Fede, no? Qua ci chiedono la quantità di gamberetti. Esatto, mamma, la quantità di gamberetti. La quantità di gamberetti, io li ho messi tutti. Io pure. Quelli che... Ah, a posto. Ne avevo circa... 500 grammi e li ho messi tutti perché a Federico piace il condimento a posto. Va bene? Capito. Poi metti che arrivi qualcuno all'ultimo minuto, che in questo periodo non si sa mai nella vita, non si sa mai. Allora, quindi, che dobbiamo dire? Non lo so. Allora, avrai qualche tecnicamente, idea? Tecnicamente io sono anche laureato in scienze motorie, anche se okay. Non sembra. E quindi fondamentalmente, boh, vediamo cosa si può fare con questo pezzo di carta in scienze motorie. E ovviamente ci sono da fare dei master o comunque aggiornamenti, robe continue, ma col fatto che comunque durante la stagione sono sempre straimpegnato con la pallavolo, faccio fatica a seguire corsi o robe del genere. Quindi... No, Colpa mia. E adesso... No, non... Ah, ok. Adesso c'è mio padre che ha uno studio di ortopedia e fisiochinesiterapia a Menfi e giustamente okay. Sarebbe interessante fare che presto giustamente non lavora e non mi vuole e gestire un po' la palestra lì. L'unica cosa è che il fatto che non ci siano realtà sportive nell'Interland, insomma, della mia zona e cioè io
starei in contatto soltanto con signori anziani. E la cosa non è che mi faccia proprio impazzire tantissimo. Cioè, nel senso, viene il signore ottantenne, no, l'anziano, con l'artrosi alla spalla, tu lo metti lì per fare due esercizi, ma fondamentalmente la spalla da qua gli arriverà qua, quindi non hai tanti stimoli, no? Cioè, poi parli, ti racconta. Beh, puoi pensare di mettere su una squadra di pallavolo tipo over 70. Quello sicuro. Così coniughi le due. Così hai gli atleti gente. E over 70, sei perfetto. Dici così, se qualcuno si fa male lo mando direttamente allo studio. Tac, tac. Vedi, è una ruota che gira. Vedi? Da reinventarsi in un qualche modo. Invece... riprendere gli studi, Federico. Senti, già mia madre, potresti riprendere gli studi. Ancora? Per fare l'osteopata, mi dice. Qua il consiglio non è che l'ha buttato a caso, mi sembra abbastanza mirato. Mi sembra che stia andando abbastanza al punto qua. Ci pensiamo da un po', eh? Ecco perché avete tarpato le ali al pianista, all'attore. Capito? C'era dietro gli artefici del mio destino. C'era dietro un disegno ben preciso lì. No, mi stavo informando comunque anche per sta roba di osteopatia. L'unica cosa che ho visto full time tutta la settimana, part time il fine settimana, quindi si fa fatica. Dimmi, brava mamma, qua c'è stata la connessione. Brava mamma, ti dicono. Grazie. Ma qua, vedi, qua mia madre, ti danno anche già suggerimenti. Qua ti danno anche suggerimenti. Qua ti danno anche suggerimenti per il nome del blog di cucini, di cucina, i bimbi di Grazia. I bimbi. Però anche. Ma è Valentina, ma i bimbi come io e mio fratello, o i bimbi nel senso come la macchinetta che l'aiuta a cucinare? No, questo non c'è dato a saperlo. Però il commento del bello, i bimbi di Grazia are new bimbe di Conte, non è male. Questo ci tengo a sottolinearlo perché è carino. Questo ci sta. Ci stava, ma dicevamo, allora, innanzitutto facciamo una cosa, prendiamoci, dato che ce li abbiamo, 2 secondi per ricordare comunque che questo incontro è stato messo dentro a tanti incontri che abbiamo organizzato per riuscire a raccogliere un po' di fondi per la Croce Rossa di Parma. Adesso io voglio ringraziare tutti quelli che hanno donato, perché sono stati veramente tanti e abbiamo raggiunto l'obiettivo di 500 euro che ci avevamo proposto e l'abbiamo allargato a 1000 e confidiamo di rilanciare ancora, perché siamo circondati da bella gente e da persone che stanno contribuendo alla causa in maniera decisa. Quindi, mi complimento con voi, ragazzi. Grazie. È un'iniziativa lodevole. Merito anche il suo, signore, senza zucchine gamberetti. Speriamo delle donazioni non arrivavano. Di aiutarvi un pochino. E fatelo, così mangio meglio io, mangio cose più buone. Con questi soldi cosa pensate? Io ci guadagno questo. Con questi soldi dico, che pensate di per la Croce Rossa? La Croce Rossa e acquisteremo dei saturimetri, dato che la lotta al Covid dicevano che erano molto importanti, ecco. Importanti, sì, servono. Tra l'altro, in questi giorni, e tra lì nei commenti dovrai darci una mano a mettere un po' di pepe alla conversazione, verranno a trovarci il Vetto e Matte, quindi Matteo Piano e Luca Vettori. Inoltre verrà anche Cervi. Dimmi una cosa, com'è la situazione a Parma? Com'è la situazione a Parma? Ma adesso, diciamo, fino a qualche giorno fa era decisamente critica. Adesso va meglio. Sta migliorando. Sì, dai, con calma. Va meglio, ecco, mi fa piacere. Sta alleggerendo, diciamo, sì. Siamo stati. Comunque le persone sono, diciamo così, rispettose del lockdown? Sì, dai, sì, diciamo. Ecco, questo è importante. Diciamo di sì. Da più di un mese che sto a casa, Ok, vediamo la pasta. Va bene, nel frattempo la pasta la facciamo come i tedeschi, ho capito, va bene? No, vabbè, manca anche un minuto, sono 9 minuti.
Mamma, com'è? Al dente? Al dente. Quindi? Un minuto e... No, per me puoi anche staccarla, mi piace tanto al dente. Al no. dente ti piace tanto, va bene. Allora, accendo nuovamente... Ma scusate, ma in tutto Sentiamo. Questo dobbiamo anche mangiare adesso? No, no, lì puoi mangiare da solo. Ti libero, ti do questa grossa libertà. No, nel senso che non ho neanche preparato la tavola. No, no, ma infatti puoi mangiare da solo. Dai, chiudiamo Mamma, col piatto. Adesso? No, 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 non mangiare, noi la facciamo, ma poi la buttiamo, ragazzi. Ma era solo per farvi vedere come si fa, ma noi non la mangiamo. Ma anche perché, Federico, è un blog di cucina. Allora, di buone la mia pasta maniere, è pronta. Quindi. Giulio? Anche qua siamo pronti, ok. Se vien giù, qua, l'ultima siamo pronti, ok. Ecco, adesso vedrete mia mamma che non vede perché ha gli occhiali appannati. La capisco, io ho le lenti, ma solitamente sono nella sua situazione. Va bene, adesso la facciamo saltare. Quindi la messo, sì, la facciamo saltare in padella con il condimento. Per le 12 persone invitate oggi a pranzo. Ma anche noi siamo in due, ma se qualcuno è senza pranzo mi può chiamare che glielo mando, mi sa. Senti già che odorino che c'è. Dimmi che non ti viene fame. No, infatti mi sa che... No, scusa, chi dobbiamo aspettare per mangiare? Nessuno? Vedi? Dai, forse facciamo un brunch, facciamo. Anticipi a fine? Cosa bisogna mettere adesso, mami? Allora, ok, qua abbiamo mescolato. Anche tu hai versato la pasta nella padella? Sì, la padella ho fatto, sì, esatto, ho mescolato, ecco. Ok. La facciamo insaporire. Ok, quindi la facciamo. Levala la pentola. Sì. Qua. Vediamo. Eccoci qua, io sto prendendo la roba perché sennò mi casca tutto, ok? Io aggiungo un po' di prezzemolo. Dov'è? Qua. Oh, Fede, allora, un po' di prezzemolo. Ok, aggiungiamo il prezzemolo, chi ce l'ha? Perché qua Federico non è stato preciso, neanche qua. Oh, Fede, comunque è un disastro sugli ingredienti. Ma mica me l'ha bocciato. Detto lei. Vino non me l'ha detto, prezzemolo me l'ha detto. Bocciato. Mamma, dicono che quelle tue hanno un aspetto molto più invitante rispetto a quelle. Perché? Cosa hai fatto in più? No, ma non mette... Ah, ok, pensavo al tuo prezzemolo. Secondo me... Ora aggiungo, ma questa è una cosa extra, che piace a Federico. Ok. Un po' di pistacchio tritato. Ah, questo ce l'ho. Infatti si vede che ti piace perché è l'unica cosa che mi hai detto di prendere. Prezzemolo infatti non mi piace. Però l'avevo in casa, capito? Ma ne ho messo pochissimo a prezzemolo perché a lui non piace, capito? Ok, allora metto un po' anch'io qua, ok. Mettiamo un po' di pistacchio, non troppo. Ok, abbiamo messo qua. No, Fede, qua mi stanno sgridando. Allora, prima cosa, mi sono dimenticato di dire come donare. Era la cosa più importante alla fine. Devo andare sulla pagina Facebook o Emilia Summer Game e cliccare sul link che rimanda sulla pagina di Jacopo Massari, oppure andare sulla pagina di Jacopo Massari direttamente e lì troverete il link. Comunque, dopo sui nostri canali social Emilia Summer Game possono trovare tutte le prossime iniziative. Ok, così possiamo concludere l'opera di è pronta? Ok. Giulio, fai vedere okay. Com'è venuta la tua, no? Allora, vediamo la tua. Adesso ti faccio vedere. Guarda che... io però ho mescolato il pistacchio, non vale. Adesso lo rimetto i restanti sopra. Trovi già la scusa, no? Oh, comunque qua i miei soci di merenda... Leggo che il bello si è scordato solo le zucchine, quindi un dettaglio. Metà ingredienti, eh?
Sì. Qua dicono tutti che ha il merito del vino, quindi capisci bene come sono messo male. Fede, forse non è proprio uguale. Tra l'altro, da notare la roba. Va bene. È che noi non abbiamo mescolato. Già con un po' di luce cambia. Esatto. Metti un po' di luce, fidati che andrà meglio. Madonna. Comunque, hai preso i gamberi rossi di Mazzara, tu mica hai preso i gamberetti. Quelli mi hanno dato. Oh, non è che al mercato del pesce fanno scegliere lì al porto quello che trovano ti danno, quello che hanno pescato e quello che ti danno. Quindi mi sono dovuto accontentare di quello che avevano. Ehi, hey, Giulia. Se... ragazzi, io fra un po' mangio. Mamma, aspetta, ecco così. Io qua c'ho l'ISO, okay, che continua a lamentarsi, ma guarda com'è bella la loro e guarda la tua. Non capisco. È l'amoroso, no? E dice, guarda com'è bella quella che è venuta a loro e guarda com'è quella che è venuta a te. Uno schifo. Allora, Giulio, complimenti per l'iniziativa. Grazie mille, grazie. Grazie fatemi a voi per la disponibilità. Ma io farei uno screenshot così. Fatemi forte e fatene altre, perché in questo momento c'è veramente bisogno. Complimenti a te e a tutti quelli che ti seguono. Grazie mille. Un abbraccio da parte mia. Allora, ci sentiamo presto. Un abbraccione. Complimenti, buon appetito. Grazie, buon appetito anche a voi. Speriamo che sia di vostro gradimento. Appunto. Ciao a tutti quelli che sono collegati. Ciao. Stanno facendo tutto loro. Ciao a tutti quelli che sono collegati. Comunque sono i re della diretta. Secondo me sotto falso nome hanno un account. Non è possibile che siano così naturali. Così sciolti. È così. Aspetta, mamma, mi chiedono, si possono mettere le mandorle al posto del pistacchio? Pure? Sì. Io vado. Quello che avete in casa, mettete, tranquillo. Ma non è, nella ricetta normalmente non si mette, però se piace, sicuramente sì. Esatto. Sia mandorle, sia pistacchio. Frittato. Comunque qua mi stanno scrivendo, dovete rifare l'appuntamento in privato. Sto a vedere che nasce veramente il blog di cucina, lo metteremo appuntamento fisso. Grande. Comunque, mi auguro che la ricetta sia di vostro gradimento, ecco. Sì, no, poi fate sapere a Giulio nella pagina di Emilia Summer Games come è venuta e se è stato male qualcuno. Io non tarderò a girarvi i commenti. Va bene. Grazie mille. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Un abbraccio. Un abbraccione a tutti. Ciao. Ragazzi, vi saluto anch'io. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, che ci sarà Riccardo Cervi, Matteo Piano, Luca Vettori. Seguiteci sui social che vi aggiorneremo su tutti gli appuntamenti, tutti gli orari. E mi raccomando, andate sulla pagina di Jacopo Massari e doniamo alla Croce Rossa che c'è tanto bisogno. Ciao e grazie a tutti.